Non mi resta che concludere. Intanto io veramente, mio grazie, ve l'ho già detto e ve lo ripeto, grazie a voi per esserci stati anche quest'anno. Grazie perché Reggio Calabria ha visto e ha raggiunto determinati traguardi, li ha penati e poi è riuscita a renderli attuali ed efficienti. Non è solo grazie ad Arcigay, anzi, non è solo grazie. E grazie a tutte le persone che hanno voluto partecipare con noi a queste battaglie, che sono battaglie per la libertà di tutti e vengono sentite, vissute con la responsabilità forte di ogni partecipante. Io volevo semplicemente mettere in evidenza che la manifestazione è stata patrocinata dal Comune di Reggio Calabria, dalla provincia di Reggio Calabria, dalla Regione Calabria, dalle consigliere di parità regionale Maria Stella Carletta e provinciale Daniela De Blasio, che sono state con noi durante il corteo. Abbiamo avuto varie associazioni che con noi ci hanno aiutato, appunto, che sono state con noi stasera e ci hanno aiutato a portare avanti questo messaggio, e le voglio citare. Abbiamo il movimento Identità Transessuale, il MIT, il presidente Porpora Marcasciano, la presidentessa nazionale. Abbiamo la CEDO Reggio Calabria e la CEDO nazionale di la Neo Associazione, che rappresenta tutti i genitori, oltre i genitori delle persone sessuali, tutti i genitori che amano i figli. Abbiamo saluto Dolores De Marco, che è qui con noi, della Segreteria Nazionale. Abbiamo avuto messaggi di sostegno da parte di Argilettica, di Gay Center di Roma, dell'Associazione Famiglia Arcobaleno e di Polis Aperta. Idem, associazione che con noi ha coordinato e realizzato l'evento di ieri pomeriggio. Idem, il Festival delle Idee Euro-Mediterranee, che ci ha messo al centro, che ci ha aiutato a stare al centro del Mediterraneo ieri, sui diritti umani, sui diritti civili e i diritti delle persone LGBT, con quattro ospiti favolosi provenienti dalla Francia, dal Marocco, dalla Libia, dal Libano. E per questo io voglio ringraziare in particolare Silvio Nocera, senza il quale non sarebbe stato fattibile tutto questo, anche per il sostegno personale che ha dato a me e al Trai. Abbiamo Amnesty International, sezione di Reggio Calabria e sezione calabrese, che hanno dato il loro patrocinio e sono state presenti a tutti gli eventi del Trai. Abbiamo ancora Magnolia, che era presente pure al corteo, saluto gli amici, Croce Rossa, Emergency e sono la Valigia Rossa, il Movimento Sociopolitico 162, e voglio salutare da questo camion tutti i volontari Arcigay che ci hanno dato una mano e che ci hanno dimostrato la loro vicinanza. Quindi Arcigay Napoli, Arcigay Cosenza, Arcigay Catanzaro, Arcigay Roma, Arcigay Palermo. Vorrei aggiungere che ho detto subito i patrocini istituzionali, ho dimenticato una cosa importantissima, che proprio ieri abbiamo ricevuto ufficialmente il patrocinio del Comune di Siderno, una nuova amministrazione anch'essa di centro-sinistra che nell'onorevole Cuda si è dimostrata ad oggi una delle amministrazioni più illuminate e vicine al Pride. Io ringrazio i comuni di Siderno e di Gioiosa Marina, che è Gioiosa Ionica, che hanno aderito e partecipato alla manifestazione. Abbiamo avuto vari media partner per questa manifestazione, li voglio citare: Strill, Video Touring, Radio Touring, Tabula Rasa, Tutto Qui, City Now, Sabbia Rossa, Frame, Eventoni, Divino, che ieri sera ci ha accolto favolosamente. E alcuni sponsor che ci hanno dato una mano a rendere il tutto realizzabile, cioè Oro Argento e Mila, Classi Gioielli, City Park, Calzature Pedilla, Giacoma, Succi Profumeria, Interità, che ci ha dedicato un'apposita serie di accendini, e il Lido Mae,
che ci ha accolto, Yomuko Caniglio e Lido Calaiuco, che è uno sponsor e che stasera vorrei ancora, scusatemi, ringraziare personalmente il presidente del consiglio comunale di Reggio, Demetrio Delfino, che ha fatto con noi il corteo, rendendo questa manifestazione istituzionale. Ma in che senso? Questa manifestazione non ha alcun tipo di cappello di partito. Sappiamo bene però che i messaggi che si portano in piazza, quando sono supportati dalle istituzioni, possono arrivare laddove le associazioni e i singoli non possono. Quindi il mio grazie a Demetrio Delfino, all'assessore Patrizia Nardi, ribadisco a Daniela De Blasio, al presidente Roy, al presidente Raffa, a Mariatella Giannetta e, scusatemi, ad Anna Franco, che con noi della provincia è stata splendida e si è messa a disposizione da subito. In ultimo vorrei ringraziare i ragazzi di Arcigay che sono stati attivi giorno e notte, 24 ore su 24, a realizzare schemi, a prendere numeri, a trovare luoghi, a cercare autorizzazioni. Tutto ciò che doveva essere fatto è stato fatto grazie anche a loro, nella piena trasparenza, limpidità e legalità, cosa che non è normale. Se noi siamo qui oggi è perché siamo autorizzati, non perché abbiamo occupato, e questo dice molto del modus col quale stiamo operando questa sera. Poi certo, se vogliamo occupare, con piacere, ci sarà Banni ad aprire le porte, chiaramente. Voglio ringraziare, perché tutti e due i carri in particolare, non tanto quello del coordinamento, ma questo e l'altro, sono stati animati durante tutto il corteo da associazioni che si occupano di LGBT in vari modi, anche nell'attivismo rivendicativo dei nostri diritti. Quindi ringrazio il Fresh di Catanzaro, ringrazio Cina 015, ringrazio Diamond, ringrazio OMT. In ultimo, perché è importante a un certo livello, che è quello nazionale, voglio ringraziare Simone Farag, che è il patron del Factor Italia, e sottolineo Factor Italia perché le rappresentanze nazionali che sono state presenti qui stasera non solo danno una dignità importante a questa manifestazione, ma dimostrano con questo, che è il primo carro del fatto, se non ricordo male, dimostrano un'attenzione e una voglia di continuare a lottare anche, come diceva Doretta, con una parrucca favolosa in testa e con chili di trucco. Voglio ringraziare anche le drag che sono presenti, Meriscia, Bijou, Regina Celli, Mistica e Pasta. E quelle che vedete in animazione stasera, in particolare un altro nome che non voglio dimenticare è Antonio Migliazza, che è riuscito a coordinare tutto questo da Catanzaro, facendo un mazzo così bello mio, sentendoci anche alle 2 di notte, ma riuscendoci in maniera splendida. E poi è arrivato qui, io non posso che ringraziare Vincenzo. Io non posso che ringraziare Vincenzo. Senza il quale io non avrei detto questo stress. Grazie a voi, grazie a tutti, se ho dimenticato qualcuno me ne scuso, ma siamo veramente. Ah, grazie a Giovanni e a Marco, giustamente, scusate, vabbè, grazie a tutto il coordinamento e volontà. E vi do appuntamento alle ore 00:00 al Calaiuco per l'Official Pride Night. La serata durante la quale ci divertiremo e continueremo a portare alta la nostra dignità. Grazie a tutti, buon Pride!